Dopo le deludenti ultime tre stagioni dell'Allegri Bis, la Juventus ha deciso di cambiare rotta, puntando fortemente sul cambio di guida tecnica. Le speranze sono rivolte su uno degli allenatori rivelazione di questo campionato di Serie A, Thiago Motta. Con il suo Bologna esprime un gioco accattivante, esalta le qualità dei propri giocatori e valorizza le giovani promesse del proprio roster. Insomma, proprio il profilo adatto che la Juventus sta cercando in questi ultimi anni. Prima di iniziare in questa nuova avventura, per chi non mi conoscesse, io sono JD e da qualche anno porto contenuti a tema FIFA, o per meglio dire eSports FC24, qui su YouTube. Se non hai ancora cliccato il tasto iscriviti, beh, è arrivato il momento di farlo. Giuntoli e Co riescono a strappare il sì di Thiago Motta, insediandolo sulla panchina più titolata d'Italia. L'imperativo di questa stagione è rivoluzione. I nefasti accaduti degli scorsi anni hanno portato la vecchia signora ad essere non più quella brillante e entusiasmante squadra dei 9 scudetti consecutivi, che era in grado di portare campioni come Cristiano Ronaldo all'ombra della Mole, ma una sbiadita compagine di calciatori incapace di portare a casa risultati importanti. Il peso degli errori del passato sicuramente condizionerà anche questa avventura, ma è proprio il binomio Giuntoli-Thiago Motta che servirà a risollevare le sorti di questo club. Come primo passo, i giovani rampanti in prestito fanno ritorno a casa base, eccezion fatta per quei giocatori con i quali ci sono stati già dei precedenti accordi di diritto di riscatto. Alcaraz viene rispedito al mittente, troppo alto il cartellino del giocatore per questa Juventus. L'intramontabile Alexandro in lista di trasferimenti, anche se avrei potuto rescindere il contratto, ma questa opzione limitata cercherò di preservarmela per altri giocatori in caso di necessità. E d'altronde fa sempre comodo avere qualche milioncino in più nel budget. Insieme a lui anche alcuni fedelissimi allegriani come Rugani e De Sciglio e un sacrificabile Kostic che non mi avrebbe nemmeno troppo fatto schifo tenermelo. Alla porta d'uscita anche Ealing Jr. e Nicolussi Caviglia che nonostante la giovane età le loro cessioni potrebbero fruttare quel gruzzolo da investire su altri profili e liberare slot importanti. Fuori dal progetto di Motta anche Milik e Ken, giocatori potenzialmente utili ma fin troppo appannati nell'ultima stagione. Infortuni a parte. Poi al via al giro di prestiti delle giovani promesse, che per il prezzo giusto potrebbero lasciare definitivamente Torino al termine del loro contratto temporaneo. Prima di muoverci sul mercato è il momento di capire chi abbiamo in rosa e su chi vogliamo puntare sul medio-lungo periodo. Iniziamo con il valzer dei rinnovi, partendo in primo luogo dal ricercato Kenan Yıldız. L'enfant prodigio turco neanche il tempo di avviare la carriera e già aveva richieste da tutta Europa. È il momento di blindarlo. Trattativa facile facile che sancisce un accordo pluriennale con la babystella ex Bayern Monaco. Passiamo poi al secondo tassello inamovibile per Thiago Motta, Federico Chiesa. Uno dei talenti più cristallini del calcio italiano e del panorama mondiale, ma ancora non pienamente espresso in maglia bianconera. L'infortunio di qualche anno fa con la Roma ha bloccato un importante percorso di crescita che ha portato la società e allenatori a dubitare sulle sue potenzialità, ma questa volta sarà diverso. In un'ottica di sostenibilità cerchiamo di diminuire gli ingaggi, creando una sorta di salary cap che ci permetterà di spendere in futuro con più tranquillità. Prolungamento di 2 anni con un bel bonus alla firma per Federico Chiesa e siamo pronti per il prossimo tassello. La difesa dei pali è cosa importante e nonostante i suoi 33 anni, Szczęsny ha ancora una sicurezza in termini di salvataggi. Prolungamento anche per lui, ma con l'ottica di trovare un vice nel breve periodo. Chiudiamo con il texano Weston McKennie, centrocampista ritrovato nell'ultima stagione. Suo dinamismo potrà essere molto utile alla causa mottiana e le pretese dello statunitense non sono nemmeno troppo alte per il prolungamento del contratto. West is in the house. Una delle regole non scritte nel mondo del calcio prevede che al momento del cambio panchina il nuovo allenatore porti con sé qualche giocatore della precedente esperienza. Di casi come questi ricordiamo Capello con Cannavaro ed Emerson, proprio dalla Juve al Real Madrid. Sarri che chiese espressamente Valdifiori dall'Empoli al momento dell'arrivo al Napoli. E per finire, lui. Sì, anche De Sciglio fa parte di questa splendida lista.
Quindi dopo questo excursus non ci resta che capire quali possano essere i profili per questa avventura di Thiago Motta alla Juventus. Tra questi sicuramente la giovane promessa Fabian, il centrale Calafiori e gli esterni Christiansen e Posch. Puntare su Zirkzee mi sembra troppo scontato e soprattutto con uno striker come Vlahovic in squadra faccio fatica a vedere l'olandese a fargli la riserva. Arrivano le prime offerte concrete del nostro mercato. Il giovane Cherry ci viene chiesto dal Leganés, un bel prestito con diritto a poco più di un milione. Un calciatore che sicuramente non avrà futuro in questa squadra, quindi meglio liberarlo anche se al termine del prestito. Il nostro Cherry sposa appieno il progetto e vola in Spagna, accettando di buon grado il trasferimento. Così come il giovane Nonge che vola in Inghilterra al Norwich, in prestito secco, pronto a farsi le ossa. Chiude il giro Sekulov, che percorre la via inversa di Sule andando in prestito con diritto al Frosinone. Ma so già che in questo tipo di trattative ci sarà un giocatore in particolare che ci darà problemi. Credetemi, ma ci torneremo. Pur non essendo in lista cessioni, ci viene chiesto da Las Palmas Caio Jorge. Non avrei voluto privarmi del giocatore, ma vedo alquanto difficile il suo impiego. Quindi accetto l'offerta di 5,6 milioni, ma con qualche riserva. Il mercato sembra viaggiare alquanto spedito, ma al momento solo le briciole, finché non arriva la prima proposta seria e importante della sessione. L'Atletico Madrid vuole Pippo Kostic, sul piatto ben 39 milioni, una fortuna, considerati i 30 anni del serbo. Ma chi ci vieta di tirare giusto un pochino la corda? Dopo una breve ricerca tra i possibili papabili per uno scambio, punto dritto a chiedere un bel conguaglio cash di 49 milioni. E il Cholo Simeone non batte ciglio e accetta controproposta. Il nostro Kostic è pronto a partire. Arriva il momento di un altro esterno sinistro, Ing Junior. Il Fulham vorrebbe riportarlo a casa e noi siamo ben lieti di accontentare il richiamo patriottico di club e giocatore. 12 milioni e mezzo per il cartellino. Si attende la conferma dell'esterno. Nel frattempo che operiamo sul mercato arrivano anche le prime conferme. Kostic va ufficialmente all'Atletico e incassiamo una cifra molto importante che potremo reinvestire nell'immediato futuro. Ma le gioie non terminano qui. Il Napoli piomba su Alexandro, si sente lo zampino dell'ex DS Manna che vuole portare il giocatore verde-oro all'ombra del Vesuvio. Ci sediamo, proviamo a rialzare puramente per un meme folcloristico, per poi accettare i gustosi 7 milioni partenopei, per la copia sbiadita di un giocatore che nel primo biennio juventino ha fatto follie. In men che non si dica, ci disfiamo di Alexandro, che scortiamo fino all'uscita per prevenire i pensamenti dell'ultimo secondo. E signori, ce l'abbiamo fatta! Torna in patria anche Eling Junior, destinazione Fulham, e altri 12 milioni sono in cassa. Direi che dopo questa diaspora è il momento di accontentare Thiago Motta. Il primo tassello della nostra nuova Juve si chiama Riccardo Calafiori. Vera rivelazione del campionato, nato terzino, trasformato in difensore centrale proprio da Motta. Gamba, intelligenza tecnica e soprattutto piede sinistro. Non facile da trovare. Contattiamo il Bologna, la richiesta è a dir poco bassa, valore 6,5 milioni. Inseriamo Rugani come contropartita tecnica. Insomma, uno scambio tra difensori così da non lasciare uno slot vuoto e rosso-blu. Inseriamo anche un conguaglio da 3 milioni ed è fatta. Non ci resta che trattare con il giocatore. Il buon Riccardo vuole il salto di qualità e pur di farlo si accontenta di essere un gregario. Nonostante la sua umiltà, noi avremo grandi progetti per lui. Andiamo al contratto e concludiamo questa splendida trattativa. Calafiori è il primo vero tassello della Juve targata Thiago Motta. Nonostante avremo la possibilità di portarcelo a casa a zero, per una questione di tempistiche prettamente di gameplay vado a puntare su un giocatore tanto chiacchierato in questi ultimi mesi, Felipe Anderson, ancora in forza alla Lazio per un ulteriore anno. Decido di acquistarlo prima del tempo e credo che la sua esperienza possa far solo bene ai bianconeri e far crescere ulteriormente sulle UEA. Proviamo a tirare il prezzo con i biancocelesti, ma si sa, lo tito è un osso duro e ci cassa quasi tutte le offerte, lasciando una piccola finestra su cui poter ragionare.
Ci ricontattano poco dopo e torniamo a trattare con l'Odito. Alla fine della fiera la spuntiamo sui 21 milioni. Non pochi per un trentenne, ma molto utili alla causa. E possiamo dare il benvenuto all'esterno brasiliano tutto estro e fantasia. E la nostra squadra inizia a prendere forma. Ci arrivano gli inviti pre-campionato e decidiamo di partecipare alla tournée estiva più affascinante condita dalla cornice degli storici impianti inglesi. Il nostro Thiago Motta giocherà con un 4-1-4-1, pronto a trasformarsi in un 2-7, a gara in corso. Uno stile votato all'attacco con un unico dogma, il possesso del pallone. Ci schieriamo con Szczęsny tra i pali, Cambiasso, Bremer, Gatti e Danilo sulla linea difensiva, Locatelli come perno del centrocampo, Rabiot, McKennie, mezzali, Chiesa e Felipe Anderson esterni a sostegno dell'unica punta Vlahovic. La prima gara amichevole contro il Friburgo è una passeggiata, 1-2 per noi con le reti di McKennie e Chiesa. I primi problemi arrivano con il Newcastle. Decido di schierare qualche riserva per far rifiatare i titolari, con la scusa anche di provare le seconde linee e perché no, di far notare qualche esubero ai potenziali acquirenti. Siamo all'Old Trafford e siamo pronti per replicare il risultato della prima amichevole. Ma dopo nemmeno 8 minuti, Calafiori sbaglia un disimpegno, viene servito al Miron che tempestivamente scarica su Wilson che la piazza in porta, portando la gara sull'1-0. Cerchiamo di riequilibrarci e proviamo a far girare la palla, ma senza successo. I Magpies ci chiudono quasi tutte le linee di passaggio. Dopo svariati tentativi di costruzione, gli avversari ci ribaltano puntualmente, andando sempre più vicini al gol, fino al 28esimo, quando Wilson ricambia il favore ad Almiron, servendolo in ottima posizione dove l'argentino non deve far altro che buttarla dentro, ed è 2-0. Ora si fa fatica. Giochiamo, ma non riusciamo a trovare il passaggio giusto. Ed è fine primo tempo. Riprendiamo nel secondo con la voglia di provarci ancora, ed è al 65esimo che troviamo la via. Con un'ottima costruzione al basso, dopo un recupero di Jalot, riusciamo ad andare in gol con cavallo pazzo Rabiot, dopo uno splendido assist di Moise Kean. Proviamo a dare una scossa con i cambi, dentro anche Yıldız per avere più fantasia al centrocampo. Nonostante i molti tentativi di costruzione, il Newcastle difende bene e si porta a casa il risultato. Usciamo dall'Old Trafford con alcune perplessità, ma anche con qualche certezza. Aspettando la prossima gara dello United, riusciamo a chiudere una trattativa insperata. Il Villarreal pesca nuovamente in Italia portandoci via De Sciglio e facendoci un bel regalo di circa 8 milioni. Anche in questo caso lo scortiamo fino all'uscita. Non si sa mai. Torniamo al calcio giocato e andiamo ad Anfield, ma per giocare con lo United, che si presenta subito con i suoi nuovi acquisti fiammanti, Koke e Osimhen. Contro i Red Devils, formazione titolarissima per provarcela a giocare. Entrambe le squadre hanno un buon ritmo sin dai primi minuti, dove gli uomini di Motta chiudono ben due volte la porta ad Osimhen. Al 23esimo la Juve gioca in profondità con Chiesa, che appoggia su Vlahovic che in maniera dirompente sigla l'1-0 battendo Onana. Ed è il primo gol stagionale per il bomber serbo. Lo United ci prova, ma i bianconeri oggi sono un muro, con un Gatti in forma smagliante. Poco più tardi è Felipe Anderson a sfiorare il raddoppio, ma questa volta l'ex Inter respinge salvando il risultato. Ancora Juve e questa volta doppia occasione per Rabiot, ma Onana è ancora bravo a deviarle entrambe le volte. La Juve sembra essere in gran forma e poco più tardi dopo gli sviluppi di un angolo è Felipe Anderson a sfiorare la zuccata vincente mandandola di lato. Al 61esimo risposta United con Anthony che dalla distanza impegna il portiere polacco che devia in angolo. All'80esimo cambi per Thiago Motta, dentro Milik, Weah, Yıldız per Vlahovic, Danilo e Rabiot. All'86esimo, su rimessa laterale, la Juve costruisce l'azione del 2-0. Palla Yıldız che fa da sponda a Chiesa, che si inserisce in area, serve Milik che con un rimpallo del difensore manda in rete il pallone con un'ennesima papera tra difendente e portiere. Un gol dal gusto amaro per Milik che potrebbe essere uno dei prossimi partenti. E la Juve chiude la partita e finisce con una vittoria la tournée estiva dei bianconeri. Ebbene signori, siamo giunti alla fine di questo primo video, chiamiamolo anche puntata pilota. Se questo tipo di narrazione e questo contenuto vi è piaciuto, mi raccomando fatemelo sapere qui sotto nello spazio commenti YouTube con scritto hashtag continua, in modo tale da portare nuovi episodi di questa serie. E soprattutto ragazzi, se siete arrivati fino adesso a questo video vuol dire che vi ho intrattenuto, quindi significa
iscrivetevi al canale in modo tale da non perdervi i prossimi contenuti e dare un supporto a questa serie. Chissà quali nuovi acquisti farà Thiago Motta nella nuova Juventus nel prossimo episodio. Per scoprirlo, scrivete qui sotto.